Ciao a tutti, andiamo a vedere questa mascherina da notte da viaggio marcata Ted Gem. La mascherina arriva all'interno di questa confezione di plastica che vado immediatamente ad aprire. Sono in totale due. Allora, sono due ed hanno una dimensione che vado a misurare anche adesso insieme a voi di 23, 23, sì, 23 cm. All'incirca per 8,5 cm di larghezza, quindi entrambi hanno la stessa dimensione. Sono principalmente in una stoffa morbida, come vedete anche abbastanza spessa. E la particolarità qual è? Beh, innanzitutto che hanno la forma del setto nasale, che non risulta essere rigida, ed hanno poi queste cavità dove alla fine quando la mascherina va a poggiarsi davanti agli occhi, permettono comunque alle palpebre di aprirsi, di essere quindi in tutta libertà e non danno quindi un senso di costrizione, di fastidio. Per quanto riguarda la parte che si poggia sul setto nasale, beh, penso sia stata creata appositamente per far penetrare la minore quantità di luce possibile dal basso e dai lati. Mi è risultata un po' stretta sul setto nasale, poi magari dipende anche ovviamente dal proprio setto nasale, e secondo me comunque questa cosa che è un po' stretta risulta anche dal fatto che è stata presa come modello magari una persona asiatica, visto che sono state prodotte in Cina, persona asiatica che solitamente possiede un setto nasale piccolo, un naso contenuto. Quando si mette comunque addosso questa maschera, l'ho trovata leggera, comunque adatta per viaggiare in aereo, in treno. La luce non penetra se non in minima parte qui in basso, ma magari è dovuto al discorso che vi ho fatto appena adesso. Dietro c'è anche questa fascia elastica con una striscia in velcro per regolarla a dipendenza della circonferenza della propria testa. Per quanto riguarda invece il tessuto, non pizzica, quindi una buona cosa, e non risulta neanche fastidioso, estremamente caldo, quindi non fa sudare la pelle. Questo discorso ovviamente dovrebbe essere fatto di estate, quindi provarla di estate e vedere se si possono fare le considerazioni che ho appena detto adesso.